Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Oggi video alternativo, quindi non vi dirò di iscrivervi al canale, ma in realtà iscrivetevi, guardate che vi controllo. E oggi è un video di pancia, non ho scritto il plot, non ho fatto elucubrazioni varie ed eventuali, non mi sono messo a controllare articoli, ho solo ed esclusivamente preso la notizia dei requisiti minimi e raccomandati di Godfall e volevo fare un pochino di discorso generale con tutti voi e sapere anche che cosa ne pensate. Ora, io sono un giocatore da PC, ho un PC che ovviamente supera i requisiti raccomandati per poterci giocare, quindi non ho problemi in questo senso, ma ho letto poi varie cose che perfino una 3080 avrà problemi a far girare questo gioco in 4K a 60 fps. Ora, i requisiti minimi e i requisiti raccomandati di questo gioco sono osceni. Letteralmente io non sono un PC Master Race, lavoro con il PC tutti i giorni, faccio YouTube per il gusto di farlo e gioco perché mi piace passare del tempo con amici, persone, conoscere nuove persone e veramente cazzeggiare quando non ho niente da fare. Quindi il mio metodo è un metodo da casual player. Non sono minimamente un pro, non ho mai voluto insegnare niente a nessuno, ma comunque ho un PC di fascia alta. E se leggendo che una 3080 farà fatica a far girare in 4K a 60 fps questo gioco, mi pongo un po' di domande. Ora, tralasciando che vedete sullo schermo i requisiti minimi e i requisiti consigliati, raccomandati, neanche consigliati. Possiamo notare che praticamente sono il doppio di qualsiasi altro gioco di nuova generazione che deve uscire. Faccio l'esempio stupidissimo con Cyberpunk. Prendiamoli i due giochi, non sono ancora usciti. Cyberpunk è stato rimandato 8 milioni di volte e non è quello il discorso che voglio fare, ma se andiamo a prendere i requisiti e ve lo metto sullo schermo uno di fianco all'altro, i requisiti minimi, i requisiti raccomandati di Cyberpunk, che è un gioco 10 volte, se non 20 volte più complesso e enorme di Godfall, andiamo a notare che cazzo Cyberpunk ha requisiti minimi su cui può essere fatto girare tranquillamente su un PC di 5, 6, 7 anni fa. Beh, veramente ha dei requisiti minimi bassissimi. Al contrario, Godfall, che è un'esclusiva PS5 e PC, porca vacca, ha dei requisiti che sono osceni. E stiamo parlando di un gioco che tecnicamente è Monster Hunter. Anzi, molto meno complesso perché Monster Hunter poteva avere almeno più boss in una stessa area. Cioè, rimango perplesso su quello che la Gearbox e la Counterplay hanno fatto di questo titolo. Che cazzo di. Cioè, la mia domanda è: ma che cazzo di ottimizzazione avete fatto? Capisco che questo è un gioco che deve uscire con le nuove AMD 6000, ma il requisito minimo raccomandato è la 5700 dell'AMD, è la 1080 Ti. Ragazzi, stiamo parlando di schede video che sono, non dico il top di gamma, ma poco ci manca. Da una 1080 Ti a una 2080 Ti non ci passa molto. È vero che la 2080 è molto più performante, se non il doppio quasi più performante, ma è vero anche che stiamo parlando di un gioco che non dovrebbe pesare eoni e non hanno tra l'altro rilasciato il peso che avrà su PC questo gioco, che sarà di 70 giga, 100 giga, 200 giga, 400 giga, perché a questo punto veramente quello che mi chiedo è se richiede così tanto sforzo a un PC di fascia alta, a un PC di fascia alta. Cosa cazzo può pretendere di fare su un PS5? Perché ragazzi, PS5 vi ricordo che anche se è una console di nuova generazione, non ha minimamente la potenza di una 3080, che viene richiesta su questo gioco per farlo girare in 4K a 60 fps. Quindi, dove stiamo andando a parare? Cioè, che cazzo ti. Iniziamo male, iniziamo malissimo, iniziamo veramente malissimo.
vorrei sapere che cosa ne pensate voi, cioè più che altro è se giocate da PC, che PC avete e se potete giocarci, perché questo è tagliare le gambe al 50 almeno per cento della popolazione di PC gamer che o si aggiorna il PC per giocare a Godfall o non spende 50 euro per comprare Godfall. E la differenza tra spendere magari 200-300 euro per aggiornare il proprio PC per poterci giocare quando puoi tranquillamente ignorare i 60 euro e andarti a cazzeggiare per un altro mese fino all'uscita di Cyberpunk. Sai, io propendo più mandarle a fanculo e aspettare un gioco con su cui riesco a farci giocare in maniera decente. Perché sono veramente, veramente perplesso da queste uscite. So che non è un video che normalmente faccio, ma volevo veramente parlare a viso aperto, con la pancia, che cazzo stanno facendo? Ma perché fai una roba del genere? Veramente, di titoli che hanno queste richieste minime raccomandate, credo ci, si possano contare sulle dita di una mano. Anzi, forse sulla metà delle dita di una mano. O è un gioco che veramente lo accendi, ti fai una sega e dici: ok, prendete tutti i soldi che volete, andate avanti a farlo. Oppure sarà talmente tanto un flop che, altro che Shitstorm di Anthem, diventerà uno dei giochi più bistrattati e veramente peggio recensiti della storia dell'umanità. Perché questa è la verità dei fatti. Oramai, dopo quello che si è visto, la gente propende per il geniale capolavoro o la geniale cazzata. Cioè, hanno speso soldi per niente. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Sono veramente curioso. Fatemi sapere a questo punto se giocherete al Day One o se invece aspetterete realmente una o due settimane per vedere chi come me l'ha comprato e chi come me arriverà in fondo per capire se prenderlo o meno. Io comunque sarò qua dal 12 e vediamo un attimino che cosa ne esce. Con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti quanti!